Giovedì 13 giugno alle ore 21:15, un'orribile tragedia si è consumata a Vittoria, in provincia di Ragusa, nel quartiere Trinità del centro storico del paese. Waidi Zawali, un giovane tunisino di 30 anni, notoriamente tossico, ha ucciso la madre e la sorella appiccando il fuoco nella loro abitazione. Presto le fiamme si sono sviluppate avvolgendo le due donne, mentre il padre e l'altra sorella si trovano in gravissime condizioni. L'unica a salvarsi dalla furia omicidia del fratello è l'altra sorella che al momento della tragedia si trovava fuori sede. La famiglia Zawadi, di origine tunisina appunto, è conosciuta a Vittoria come una famiglia umile ma rispettabile e la tragedia ha colpito tutta la comunità. Il trentenne verrà sentito dal giudice per le indagini preliminari tra domenica e lunedì e dovrà rispondere dell'accusa di omicidio plurimo e tentato omicidio. Il direttore di Sicilia 24 Ore, Lelio Castaldo, ha intervistato dei testimoni oculari sul luogo della strage, in piazza Unità d'Italia a Vittoria. Ascoltiamo le interviste. Siamo a Vittoria e ci troviamo dinanzi alla casa dove adesso purtroppo si può dire è successa la strage che ha visto mamma e figlia perire sotto le fiamme che un altro figlio ha fatto di tutto appunto per incendiare la casa dove c'erano i propri familiari e nel suo intento purtroppo è riuscito almeno per due di tutti i componenti. Ci sono altre due persone che sono ricoverate in ospedale, non stanno bene, ci dicono, stanno lottando davvero tra la vita e la morte. Cosa è successo quella famosa e dannata sera? Questo ragazzo, chiamiamolo così, usando un eufemismo, a quanto pare era solito fare uso di sostanze stupefacenti e chiedeva sempre soldi alla famiglia perché lui non lavorava, è stato per un periodo in Germania, poi quando è ritornato certamente diverso rispetto a quello che era prima, quindi qui non lavorava, c'erano sempre delle liti fino a quando purtroppo queste liti si sono sfociate in questa immane tragedia. Signora, voi avete visto tutto quello che è successo, quella famosa sera? Sì, siamo sconvolti. Cos'è successo? Lui durante la notte, nel momento in cui non c'era nessuno qua fuori, ha cercato di sistemare un po' la situazione per il cervello, cioè per i fatti suoi, che ha messo giù le ruote. Ecco, perché ha bucato tutte e quattro le ruote della 500? Per non far scappare i suoi familiari, perché lui già doveva fare quello che doveva quindi fare. Quindi una cosa premeditata. Sì, cioè, quindi certo. Sì. Ha bucato le ruote così non potevano scappare. Sì, sì. E la 500 di chi era? E la macchina è della ragazza che è morta, la sorella. Quindi non doveva scappare. No, lui no, assolutamente. Per tutto, quindi. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì. Ma perché secondo lei? Perché? Secondo me perché già ci sono stati diversi episodi. No, dico, ma questa c'erano stati i precedenti? Sì, precedenti prima, perché lui voleva sempre soldi dalla mamma, dal papà, dalla sorella, ma glieli davano, perché loro lavoravano dalla mattina alla sera, quindi nonostante ciò per noi sono state delle persone, cioè, calme, tranquille, non pensavano tutto quello che doveva succedere, secondo noi. Mi scusi signora, lui non lavorava? No, stava dentro. E chiedeva soldi? Sì, sì, per la droga, quello certo, che si doveva certo, fare. Certo. Sì, stava là, dalla mattina alla sera. Questa persona, a quanto pare, è andata un po', come dire, via di testa dopo che è ritornata dalla Germania. Eh sì, perché essendo che non aveva soldi, che non si poteva fare, faceva di tutto per averli i soldi, certo. Secondo noi.
Quindi già c'erano delle liti, signora. Sì, già 15 giorni prima lui si è permesso di aggredire le sue sorelle fuori, qua nel vicinato. L'hanno mandato via perché gli è uscito sangue dal naso, li ha buttati a terra. Ma questo capelli secondo lei tirati. Perché, signora, perché andava in crisi d'astinenza? Brava, certo, perché la ragazza, suo papà, sua mamma erano stanche. Non potevano dare tutti i giorni soldi, soldi, soldi. Perché se arriva un bel momento che si stanca. La lucidità di questo assassino è sotto gli occhi di tutti. Guardate, prima di compiere questo gesto, di dare, prego il cameraman di inquadrare questo 500, prima di dare fuoco all'appartamento, ha bucato le gomme della 500 di proprietà della sorella, cioè lui non voleva che eventualmente potessero scappare perché dovevano morire per forza, e quindi prima di dare fuoco appunto all'appartamento ha bucato le due gomme della sorella ed ha fatto, prego il cameraman di seguirmi, ha fatto la stessa cosa con la macchina della mamma. Questa è la macchina della mamma e come potete vedere anche in questo caso le gomme davanti e di dietro del lato destro sono state bucate perché dovevano perire, non dovevano avere possibilità di scappare da questa casa. Adesso noi cerchiamo di sentire qualche testimonianza. Intanto questa è la giovanissima ragazza che purtroppo ci ha lasciati e non c'è più. Adesso noi cerchiamo di sentire qualcuno se ci può dare qualche indicazione in più. Ecco un'altra testimonianza di una signora che abita proprio di fronte alla casa dove è successo l'inferno, La signora ha chiesto di non essere inquadrata e noi rispettiamo la sua volontà. Allora, signora, lei ha assistito praticamente a tutto quello che è successo. Allora, ha 2 anni che ha fatto, ci capisco io. Da 2 anni. Char, da piaciuti da via macchina caghista, c'è da bombola, ci ruppo il cofano, ci ruppo vitra, è stata un po' da mezz'asciata, piatta, sopra non andava, veniva, l'aveva aperta la porta, falegname ci giustava la porta, ci giustavo, tutte queste cose. E allora, una settimana fa si sciarravano, perché tutti i giorni si sciarravano, c'era luce, perché lui voleva sempre soldi. Poi si veniva dalla terrazza, faceva luce, faceva troppo scafio. Una settimana fa si sciarravano, e poi il signorino, questa e quella, questa, questa Villora di Torino, questa. Questa e questa l'ha buttato fuori, avevano i capelli lunghi, i tracchi capelli, perate, pugna, duoco, perate, pugna, insomma, ha piaciuto da questa, quella morta, c'aveva sangue qua. E questa qua invece c'aveva un bomone che ha sbattuto qua, ha sbattuto. Perciò, e se, allora io era, no, quando questa qua, quando era bruciata, che era da un bacio, disse, dice, di sera ricido, arrestato la terrazza e noi ci andiamo a curcare perché domani dobbiamo lavorare. Non ci tagliai in rotta a suo papà perché suo papà c'ha una macchina a cabanna, un bel mavoccia. E se vediamo che si cacca fanno, su curcarlo, meschina, e io resta da sopra. Quindi signora, ci racconti questa, allora, quelle bottiglie? La scientifica hanno trovato 2 bottiglie di benzina, una era già sdubacata e ne trovato tante dall'altra bottiglia. Dove l'hanno trovata, signora? Dove? Là. In questo luogo qui? Luogo, sì. Che bottiglie stamattina lo varro, che ha poluziarro. Poi i signorini hanno chiamato i carabinieri e sono venuti. No, quando c'erava parate, tutto arrancava, c'era mio marito, mio nipote, arrancavo chisto, per darci aiuto. Tu si scappasse a mio. E non me ne ci venne all'antomano. E sono parata alla porta, quelli erano a lavorare.
E sapete. Allora, pedia, ci ha detto che carabinieri, sente, ha appuntato con un americo, non mi che io mi disse lei chi è, sono una vicina. Ci sta a me, non mi interessa, ma perché l'ho giurito, portato alla comunità? Perché questo ragazzo tutti i giorni, ma che c'è si ripa, forse è il morto a uccidere, è veramente fu. E perciò noi dice, non potevamo fare niente perché avevano l'ordine di come si chiama? Abbiamo cercato e con forza e trovato il primo cittadino di Vittoria, professore Francesco Iella. Buonasera professore, buonasera. Grazie della sua disponibilità. Un primo cittadino che deve assistere ad una tragedia del genere e speriamo sindaco che si ferma qui. Ma sicuramente un punto, un momento di svolta anche negli eventi tragici, perché mette assieme tante cose, mette assieme la storia di famiglie che vengono da lontano, che si insediano nel territorio come possono, con il loro lavoro, con il loro impegno, ma anche tutto ciò che sta accadendo e accade nella società del nostro tempo, con la droga, col crack, con questo assalto, diciamo, ai ragazzi, ai giovani, che viene dalle organizzazioni criminali attraverso lo spaccio degli stupefacenti. E questa era, tra le altre cose, la considero una famiglia particolare. Particolare perché pensate che appartengono a una prima generazione di immigrati, questa famiglia, che è riuscita nel tempo a mandare a scuola, all'università, 3 figli all'università con i sacrifici. La famiglia di origini tunisine, appartenente alla comunità tunisina. È una storia particolare di una famiglia eroica, insediata, integrata nel territorio, che viveva in uno dei quartieri popolari più antichi della città di Vittoria. E con questi genitori che immagino facessero tanti sacrifici per sostenere le figlie all'università. E poi questo ragazzo, questa persona che vive qui in un contesto in cui per i ragazzi normale, cioè normale voglio dire i nostri non immigrati, già ci sono tanti pericoli, tante tentazioni, in cui nel tempo si formano anche alleanze interetniche nei territori, anche negative, attorno allo spaccio degli stupefacenti. Ecco sindaco, e concludiamo, ancora non c'è la data per i funerali, fino a quando la magistratura non dissequestra i corpi, lei cosa intende fare? Per quando saranno celebrati funerali? Ci stiamo avvicinando alla famiglia, io non ho incontrato nessuno, però ci stiamo avvicinando, ora stasera stesso incontrerò l'imam della moschea che c'è a Vittoria per vedere se riusciamo insieme a fare qualcosa con anche la comunità vittoriese, con i cittadini, con le persone, con le chiese, per vedere se facciamo assieme qualcosa. Perché non è semplice, loro sono vicini a questa famiglia, la comunità tunisina sicuramente è la prima ad essere colpita, noi vogliamo stare vicini, le istituzioni vogliono stare vicini, fare poi in concreto assieme la cosa non è così automatico, ecco, quindi in attesa di poter sapere quando si potranno svolgere i funerali, io sto contattando, ripeto, l'imam. Vedrò se riesco a parlare con qualcuno responsabile della famiglia, ma non saprei neanche io come approcciarmi. Sì, una cosa è certa, sarà il lutto cittadino. Sì, questo è come è un lavoratore, è un cittadino di Vittoria, un immigrato, che è una famiglia, ripeto, una famiglia particolare, una famiglia che è riuscita a mandare qui dalla Sicilia, col proprio lavoro, in queste condizioni, le figlie a studiare all'università, e quindi già siamo su un piano
per essere premiata alla fine in questo modo, per essere questo, noi la ringraziamo per la sua vita, purtroppo è questa, ed è dentro è stamattina ho visto le macchine, le due macchine che avevano con le ruote siamo stati lì sul posto, cosa dirla, se rimane meditazione, sicuramente, ma c'è la droga e c'è una condizione di psicopatia, sicuramente sono l'incrocio di queste due cose, quindi diventa micidiale l'interno. Grazie sindaco, è stato gentilissimo, grazie a voi.